Oggi insieme a Roberta parleremo di alcuni interessanti argomenti. Partiamo dal ciclo della vendita online, parleremo di acquisizione clienti, conversione della prenotazione e la conoscenza che ci può aiutare sia nell'attività di revenue che nell'attività di marketing. Passo subito la parola a Roberta per il primo argomento. Grazie Michele. Parliamo del ciclo della vendita online, un argomento tra l'altro a me molto, molto caro, che mi ha sempre appassionato moltissimo. E è proprio un ciclo, come vedete, un ciclo, un circolo virtuoso, in quanto composto da diverse fasi, una fase di acquisizione della clientela, della conversione, quindi la trasformazione di chi cerca le nostre soluzioni e le prenota. E poi una parte di fidelizzazione che è la capacità di gestire un programma di riconoscimento dell'ospite e di fidelizzazione. Chiaramente perché è un circolo virtuoso? Perché probabilmente il costo di acquisizione del cliente la prima volta sarà più alto, ma se poi metto in atto un processo di fidelizzazione efficace, il cliente tornerà a prenotarmi direttamente e quindi andrà ad abbattere quello che sono i miei investimenti iniziali per averlo portato a prenotare la mia struttura. Al centro, non a caso, c'è la conoscenza. La conoscenza deve essere il driver di ogni nostra decisione. Senza dati, senza analisi, le nostre decisioni rischiano di non essere efficaci perché basate semplicemente su sensazioni o opinioni. Quindi la conoscenza alimenta e guida tutte le nostre strategie in ognuna di queste fasi. Partiamo quindi dall'acquisizione. Sicuramente nella fase di acquisizione il protagonista indiscusso è il digital marketing, quindi tutti gli investimenti che possiamo mettere in campo per farci trovare dal nostro cliente che naviga online e farci poi prenotare. Dico sempre, faccio un esempio, se io organizzo una festa e poi nel migliore dei modi, ma mi dimentico di mandare gli inviti, probabilmente alla mia festa non verrà nessuno. Quindi non dobbiamo dimenticarci che seppur abbiamo apparecchiato bene, diciamo, il nostro hotel nel migliore dei modi, personalizzato l'offerta e pronti, diciamo, a essere prenotati, se non ci preoccupiamo di come andare a trovare il nostro cliente, rischiamo di avere, diciamo, un processo di prenotazione poco, poco efficace. Quindi cosa si intende per digital marketing? Il digital marketing chiaramente sono tutti quell'insieme di attività e strategie online che permettono all'hotel di aumentare il traffico sui canali ufficiali, quindi sul proprio sito internet, per generare prenotazioni dirette. Questo cosa ci porta? Ci porta chiaramente a diminuire il peso dell'intermediazione, quindi non è che facciamo a meno dei nostri partner, Booking, Expedia, eccetera. Semplicemente pesiamo in maniera più oculata, diciamo, il contributo che questi partner danno alla nostra occupazione. Diamo maggiore visibilità al brand dell'hotel, quindi ci distanziamo un po' dall'essere una commodity, no? Perché se andiamo sui siti delle OTA, il nostro hotel rischia di diventare un po' simile a tutti gli altri. E poi, ovviamente, abbiamo degli strumenti, delle attività online che possiamo fare per riportare i viaggiatori indecisi sul booking engine dell'hotel e concludere la prenotazione. Quindi, renditi visibile online. Cosa vuol dire? Adesso qui a schermo abbiamo preso degli esempi di una situazione in cui un hotel non sta presidiando la pagina di Google. Quindi ovviamente abbiamo omesso per privacy il nome dell'hotel, però noi lo stiamo ricercando su Google proprio quell'hotel nello specifico. Quindi immaginiamo il cliente che è arrivato quasi nella fase finale della sua ricerca e sta cercando un hotel in particolare. Ecco, in questo caso vedete che nella prima pagina, nei primi risultati della ricerca, appare, no, il noto booking.com con dei messaggi molto accattivanti che portano l'utente a cliccare per andare a prenotare. Ma non solo, in questo specifico caso, qual è il rischio? Il rischio è che il cliente cliccando, come vedete evidenziato in rosso, non solo finisce dentro booking.com, ma non finisce neanche
direttamente sulla propria struttura, ma finisce su quello che può essere un'offerta più ampia di strutture nella destinazione. Quindi, cosa succede in questo caso? Il rischio è doppio. Il rischio è, da un lato, nel migliore delle ipotesi, il cliente ci prenoterà, ma tramite l'intermediario, quindi avremo un costo di commissione più alto. Nella peggiore delle ipotesi, verrà distratto da altri concorrenti nella destinazione, rischiamo di perdere la prenotazione. Ancora peggio da smartphone, perché sapete che ormai il 78% delle ricerche avviene da mobile. Nello smartphone la visualizzazione rischia di farci vedere solamente l'annuncio, diciamo, il primo annuncio sulla pagina di Google, e quindi in questo caso il cliente ancora più probabilmente andrà a cliccare l'annuncio di Booking, con le conseguenze che abbiamo visto. Invece vediamo un esempio di una struttura che invece sta facendo le attività di base, diciamo, di digital marketing per rendersi prenotabile in maniera diretta. In questo caso è l'hotel Spinale Madonna di Campiglio, quindi vedete ricerca sempre da Google della struttura, e a questo punto, come annuncio, il sito diretto dell'hotel compare al di sopra dell'annuncio sponsorizzato di booking.com. Quindi in questo caso noi aumentiamo in maniera importante la probabilità che il cliente clicchi sul mio annuncio, e quindi finisca per concludere la prenotazione in maniera diretta. Da smartphone, come abbiamo visto prima, addirittura l'unico annuncio che verrà visualizzato nella schermata dello smartphone sarà proprio quello del mio hotel. Per cui mi sembra abbastanza evidente, no, da comprendere come sia indispensabile fare queste attività, che sono attività veramente di base, per presidiare quello che è il mio brand, quindi evitare che se un cliente cerca specificatamente il mio hotel, io rischio di perdere quella prenotazione o pagarci un costo commissionale molto molto alto. Sì, credo proprio che la fortuna delle OTA sia in parte data anche dalla struttura che non fanno brand protection. Lasciare spazio ai portali, anche quando sono proprio i nostri clienti a cercare il nostro nome della struttura perché vogliono venire da noi e finiscono nel motore di ricerca a prenotare su altri, diciamo, alberghi o addirittura su altre destinazioni, sembra quantomeno un po' strano, ecco. Quali sono le attività da intraprendere per proteggere il nostro brand? Ecco, come abbiamo visto, Michele, quello che dici è corretto, no? La fortuna delle OTA in moltissimi casi è proprio quello che l'hotel non è consapevole di quelle che sono le dinamiche, diciamo, della ricerca online, e non investe nella protezione del proprio brand, e quindi lascia terreno e campo libero agli intermediari. Però in questo caso è davvero un peccato, perché se l'intermediario, il Booking, l'Expedia della situazione ci sono comodi in una fase più iniziale di ricerca, in cui il cliente non ha ancora individuato il nostro hotel, quindi cercando un hotel nella destinazione ci trova e può avere la possibilità di conoscerci. In quel caso l'apporto il supporto, diciamo, del partner è sicuramente rilevante, ma in fase finale, quando il cliente ci viene a cercare direttamente, è davvero un peccato non presidiare appunto lo spazio di ricerca su Google. Ripeto, sono attività che possono essere fatte con un budget contenuto, non sono attività particolarmente onerose, perché lo definiamo attività, no, ABC da fare per quanto riguarda l'investimento online. Sono d'accordo con te. Poi dobbiamo renderci prenotabili. Sempre parlando di Google, nella scheda Google My Business, Google ormai da tempo è diventato una sorta di meta search, no? Un po' come Trivago, TripAdvisor, quindi dà la possibilità di verificare la disponibilità dell'hotel e di vedere le miglior tariffe disponibili. Ecco, anche qui chiaramente c'è la possibilità di esporre il proprio sito ufficiale con il prezzo.
Ovviamente questa è un'attività che è efficace qualora la mia politica tarifaria sia quantomeno di parità rispetto a quanto vendo su Booking e sugli altri intermediari, o addirittura possa offrire un miglior valore per chi mi prenota direttamente. Ecco, non fare questa attività, anche qui, vuol dire lasciare spazio alla prenotazione alle OTA. Ecco, quello che è importante ricordarci è che se riceviamo tante prenotazioni dai nostri alberghi, da questi intermediari, è perché sono la best practice, diciamo, dell'investimento online, cioè loro sanno sapientemente circondare il cliente e fare in modo che il cliente prenoti attraverso le piattaforme durante tutto il processo di ricerca e di prenotazione. Se solo l'hotel fa un pezzettino di questo miglio, diciamo l'ultimo miglio, come ci siamo detti, ha la possibilità di portarsi a casa comunque delle prenotazioni con un costo di acquisizione più contenuto. Ultimo aspetto che riguarda le campagne, diciamo, considerate da noi di base nel digital marketing, oltre a quelle di brand protection che abbiamo visto, quindi protezione del marchio, sono quelle di retargeting. Questo perché? Perché si è visto che il 97% degli utenti che arrivano sul sito di un hotel tendenzialmente non effettuano la prenotazione alla prima visita, tendono a entrare per recuperare maggiori informazioni per poi maturare la decisione più avanti. Ecco, se noi abbiamo portato quel cliente sul nostro sito, magari grazie agli investimenti che abbiamo visto prima, e poi però ce lo perdiamo perché magari quello non era il momento ideale per lui per finalizzare la prenotazione, rischiamo di aver vanificato il nostro sforzo. Quindi con il retargeting cosa succede? Noi andiamo semplicemente a catturare quell'utente che entra sul nostro sito ed esce senza prenotare e successivamente, mentre lui naviga online su siti di suo interesse, gli ricorderemo, diciamo, con dei banner la struttura visitata, con magari nelle situazioni più spinte anche se lui è entrato nel booking engine, anche le ultime tipologie di stanze, gli ultimi preventivi visti, con una classica call to action, prenota ora. La stessa cosa può essere fatta su Facebook ed Instagram, che offrono, tra l'altro, dal punto di vista delle immagini e della possibilità di promuovere la struttura, delle possibilità ancora più ampie rispetto al retargeting fatto su Google. Questo è molto importante perché tiene vivo il ricordo, diciamo, della struttura nella mente del cliente, in modo che alla fine, quando è pronto a prenotare, ancora una volta, non lo faccia attraverso un intermediario, ma lo faccia direttamente. Sì, si sente spesso, diciamo, un po' questa lamentela delle commissioni delle OTA, e si sente spesso parlare anche di disintermediazione, ma sono ancora poche purtroppo le strutture che fanno questo tipo di attività. Forse l'investimento al buio spaventa più di una commissione sulla prenotazione, ma l'insieme delle procedure di digital marketing che ci stai, diciamo, spiegando, quanto potrebbe migliorare i ricavi di un albergo? Allora, quello che noi abbiamo visto con le campagne che gestiamo per svariati clienti è che tendenzialmente il costo di acquisizione di una prenotazione diretta fatta con investimenti di digital marketing come quelli che abbiamo visto tendenzialmente si può aggirare tra il 6 e il 10%. Quindi questa è la media, diciamo, di incidenza costi delle nostre campagne rispetto ai risultati ottenuti dalle strutture. Il che vuol dire che rispetto a una media del 18-20% di commissione, no, che normalmente paghiamo a un OTA, chiaramente ne abbiamo un bel beneficio a livello di margine. Ma non è solo questo, dobbiamo pensare che ogni prenotazione che noi riusciamo a ricevere direttamente abbiamo molta più profilazione dell'ospite, cioè è un ospite che diventa cliente dell'hotel, non cliente di una piattaforma terza. Quindi nel ciclo della vendita che abbiamo visto prima, se l'hotel chiude il cerchio, ovviamente con delle attività comunque di marketing e di fidelizzazione, quel cliente ritornerà direttamente. Ricordo sempre una citazione del CEO di Expedia,
che giustamente diceva una platea di albergatori che l'investimento che un hotel fa verso un OTA per acquisire il cliente la prima volta è anche un investimento corretto, no? Perché è un investimento comunque in promozione che ti ha portato quell'ospite. Ma se poi quell'ospite continui a riportarlo, a prenotare attraverso un OTA, lui diceva siete un po' dei pazzi, no? Una volta che il cliente è arrivato da te, cerca di fare in modo di fidelizzarlo in modo che prenoti direttamente, ok? Quindi è chiaro che il beneficio della prenotazione diretta non è solamente l'incidenza costi più bassa iniziale, ma è poi la possibilità di fidelizzarlo nel tempo. Ottimo. Ecco, parliamo di conversione, questa slide è una di quelle che preferisco proprio perché l'argomento mi piace e rappresenta l'istante, diciamo, dove dobbiamo portare a casa il nostro cliente. Se facciamo attività di digital marketing, tiene in considerazione anche la fatica che abbiamo fatto ad arrivare fin qui e l'importanza di questo punto. Con il marketing lo abbiamo ispirato, abbiamo valorizzato quelli che sono gli elementi differenzianti della nostra struttura ed esaltato la nostra identità. Ci siamo creati la nostra reputazione col tempo e l'abbiamo difesa, come abbiamo visto prima, quando qualcuno provava a portarsi a casa il nostro cliente proprio magari utilizzando il nostro nome. Lo abbiamo inseguito un po' con il retargeting quando lui se ne stava un po' dimenticando di prenotare da noi. Il revenue naturalmente deve lavorare nella stessa direzione e la tariffa deve essere il prezzo giusto per quel cliente in quel preciso istante. Il CRS deve agevolare questo processo. Quali sono gli strumenti che un buon sistema CRS deve avere per aiutarci a convertire la prenotazione? Corretto, Michele, tutto quello che hai detto. Infatti, vediamo queste quattro aree, diciamo, sito web, booking engine, strategia tariffaria e recensioni, strettamente interconnesse nell'ambito della conversione. Se manca uno di questi aspetti, rischi che tu ne abbia una conversione minore, chiaramente. Questo perché faccio sempre un po' l'esempio del negozio, no? Se io ho un negozio e ho fatto la mia attività di volantinaggio, che sarebbe il digital marketing per far venire le persone, dopodiché la persona arriva, immaginiamoci la vetrina del negozio e il mio sito web. Se non è stata organizzata nel migliore dei modi ed è attrattiva, difficilmente il cliente entrerà all'interno del negozio. Quindi immaginiamo che la vetrina sia stata fatta come Dio comanda, quindi il sito web dell'hotel è a posto. Il cliente quindi si convince a prenotare, entra nel negozio, in questo caso per noi sarebbe il nostro booking engine. Okay? Il booking engine, dico sempre, è il direttore vendite online, quindi è il bravo commesso all'interno del negozio che è in grado di chiudere la vendita. Ok, quindi questa parte qua è strategica, spesso vediamo attività di digital marketing ben fatte, siti web ben fatti, ma poi booking engine scarsamente, che portano a una scarsa conversione, nel senso che l'utente entra, si perde ed abbandona. Quindi dobbiamo assolutamente preoccuparci di avere dei appunto sistemi di prenotazione che siano efficaci, che vendano. Allora il booking engine, ricordiamoci, è lo strumento che mi permette di vendere senza commissioni in modo diretto. Se andiamo alla prossima slide, Michele, vediamo quali sono sostanzialmente le cose base, no? Perché un sistema di prenotazione sia efficace. L'esperienza deve essere piacevole e intuitiva. Ci sono ancora dei booking engine sul mercato che effettivamente sono un po' obsoleti come esperienza, no? E invece ormai siamo abituati anche a foto, immagini accattivanti, quindi anche il booking engine deve offrire lo stesso tipo di esperienza. Responsive, ormai mi sembra banale nel 2021 dirlo, ma se io nasco mobile, cioè devo poter non solo navigare il sito in maniera agile, ma anche effettuare la prenotazione in maniera altrettanto agile. La proposta chiaramente di opzioni alternative in caso di non disponibilità per non perderci il cliente che magari sta cercando in una specifica data dove non abbiamo posto, il booking engine deve essere in grado di restituire delle alternative per non perdere il cliente. Deve essere ovviamente sicuro, affidabile anche relativamente alle normative sui pagamenti online,
perché se non ti trasferisce questo senso di affidabilità, il cliente alla fine non inserisce la sua carta di credito e probabilmente abbandona la prenotazione. E poi, per quanto riguarda l'operatività, deve comunicare efficacemente con il gestionale, sia per avere i prezzi aggiornati che a livello poi operativo per avere il diretto scarico delle prenotazioni all'interno del gestionale stesso. Poi i booking engine più evoluti hanno ormai anche sviluppato delle strategie che sono molto simili a quello che fanno poi le OTA sulle loro piattaforme. Quindi anche lì, perché le OTA sono efficaci nel convertire? Perché hanno messo in atto tutta una serie di attività persuasive, di messaggi persuasivi e di modalità per cui il cliente tende poi a finalizzare la prenotazione. Anche i motori di prenotazione, i booking engine dei siti, ormai offrono questi, vedete, revenue tools, quindi la possibilità di avere offerte segrete, quindi anche un po' per aggirare la parity con le OTA, quindi se inserisci un codice, fai il login, puoi avere una tariffa con uno sconto, quindi ti do un valore maggiore se prenoti direttamente rispetto a prenotare attraverso i portali. Interessante ormai i tool di check dei prezzi, quindi in maniera molto veloce il cliente quando entra nel booking engine, seleziona una data, deve poter avere la possibilità di vedere se il prezzo che sta prenotando è vantaggioso rispetto a quanto quell'hotel sta vendendo sulle OTA. Okay, quindi anche questo, averlo lì nel momento in cui devo effettuare una prenotazione mi aiuta a darmi sicurezza e che sto facendo un affare e a confermare. La recovery strategy, che è quella strategia per cui se il cliente arriva fino in fondo alla prenotazione ma poi abbandona, io posso lanciargli un messaggio della serie: lasciami la tua mail, così quando sarai pronto a prenotare potrai farlo cliccando e ritornando nel booking engine, finalizzando il processo di prenotazione. E anche la richiesta di preventivo veloce qualora il cliente voglia accelerare il processo. Quindi questi sono alcuni dei revenue tools che ormai, voglio dire, tutti i principali CRS, sicuramente CRS Zucchetti, quindi parliamo di Simple, Booking Expert e Vertical, tutti e tre ovviamente offrono possibilità diciamo di ottimizzare e massimizzare le conversioni in questa direzione. Questo vediamo il rate comparison che dicevamo prima. Questo è il reminder e conclusione della prenotazione, dicevamo prima. Nel momento in cui arrivo fino in fondo, ma poi faccio per abbandonare il booking engine, ho la possibilità di personalizzare i miei messaggi in questo modo, quindi lasciami nome, cognome, email e inviami il link in modo tale che possa riprendere la prenotazione quando sono pronto a concluderla. Prendo la parola io qui. Prendi la parola tu, Michele, perché adesso arriviamo al cuore, no? Alla conoscenza, perché come fa un hotel a decidere a che tariffa vendere se non adotta uno strumento come un revenue management system che lo supporta? È una bella domanda, tante volte me lo chiedono e tante volte anche quando lo chiedo, magari che se iniziamo a fare una chiacchierata con gli albergatori, c'è proprio una quasi difficoltà alcune volte nella risposta. Ci sono revenue manager preparati, ma ci sono anche albergatori che magari hanno delle difficoltà a individuare quella che è la tariffa di partenza, a individuare qual è il prezzo giusto da applicare in un determinato periodo, e soprattutto perdono molto tempo in queste attività di analisi. Naturalmente, per fare le giuste scelte di marketing abbiamo la necessità di conoscere chi sta cercando la nostra struttura, chi sta prenotando e chi sta cercando anche la nostra destinazione. Oltre ad effettuare la corretta comunicazione del nostro prodotto, è indispensabile vendere al prezzo giusto. In questo i nostri revenue management system ci possono essere d'aiuto, con analisi dettagliate e suggerimenti di prezzo molto precisi. Abbiamo deciso di fare questo webinar a quattro mani proprio perché revenue e marketing non sono un'alternativa, ma sono componenti che devono lavorare in sinergia. Il revenue manager è fondamentale come la comunicazione ed attività di marketing digitale. Quando parliamo di revenue management system, parliamo di tecnologia per ottimizzare le nostre tariffe.
automatizzare il calcolo dei prezzi con dei suggerimenti che si basano sì sui dati nostri di andamento storico, ma anche sull'andamento degli eventi, delle festività, le tariffe che stanno vendendo i competitor, la nostra reputazione online. Questi e i nostri revenue management system parlano con i nostri gestionali proprio per ricevere gli andamenti, ma oltre ai dati del gestionale abbiamo anche dei dati esterni sull'andamento del mercato, sulla pressione della domanda, sui competitor, sulla reputazione, che ci aiutano ad ottimizzare quello che è il nostro forecast. In questo contesto, che è un po' la domanda tante volte mi chiedono quanto vale in questo momento anche il dato storico, il dato storico ha una rilevanza molto importante per la struttura, ma in questo momento non è più sufficiente. In quest'ottica abbiamo proprio col gruppo Zucchetti creato quello che è il Data Lake Zucchetti. Il Data Lake, in cosa consiste questo progetto Data Lake Zucchetti? Naturalmente, come dicevo, il dato storico resta un elemento importante, per questo che i nostri RMS sono in comunicazione anche col PMS. Ma preso singolarmente non è più sufficiente. Per questo è nato il progetto Data Lake Zucchetti. Abbiamo preso in maniera aggregata i dati che provengono dai nostri CRS, Booking Expert, Simple Booking, Vertical Booking. Attualmente sono oltre 12.000 gli hotel che utilizzano i CRS del gruppo in Italia. Un dato veramente importante e unico nella sua dimensione. I vantaggi sono palesi perché tramite questo strumento riusciamo ad avere previsioni accurate sulla domanda futura, ci permette di ipotizzare quelli che sono alcuni scenari e di conseguenza di migliorare quello che è il nostro forecast. Un forecast corretto ci permette di applicare quello che è il pricing migliore per la nostra struttura. Quali dati ci permette di conoscere il Data Lake Zucchetti? Il Data Lake Zucchetti ci permette di conoscere chi sta cercando la nostra struttura, ma anche la nostra destinazione. Per cui dal Data Lake riusciamo a vedere anche quante richieste, quante ricerche stanno effettuando i clienti all'interno della nostra destinazione. Possiamo sapere con quale anticipo stanno facendo delle ricerche, per quali notti e per quante notti e per quante persone. Vediamo qualche esempio da questa slide che ho aperto qui. Nel primo grafico vediamo la booking window, praticamente quando è stata effettuata la ricerca della nostra destinazione. Come vedete l'andamento fa riferimento a febbraio, è abbastanza piatto, tranne il 24 febbraio che c'è un picco di ricerche che provengono proprio dall'estero, dagli stranieri. Questo picco è esattamente il giorno successivo all'annuncio della Gran Bretagna dell'uscita del lockdown e la possibilità di effettuare viaggi all'estero. Quindi queste informazioni che provengono dall'esterno finiscono all'interno delle nostre analisi. In basso abbiamo la Travel Window che ci permette di vedere le ricerche effettuate, per esempio, negli ultimi 30 giorni. Vedere dove si stanno concentrando, quindi le ricerche che ho visto sopra, dove stanno finendo, dove stanno prenotando, dove stanno cercando i nostri clienti la nostra destinazione. Ad esempio, potremmo sapere che a settembre si stanno cercando prevalentemente i tedeschi. Queste informazioni per il marketing anche quanto potrebbero essere importanti. Moltissimo. Sicuramente. Oltre alle ricerche dei CRS, possiamo analizzare anche le ricerche dei voli. Il risultato è simile, ma la fonte di dati è differente. Ci basta impostare un aeroporto di arrivo, selezionare il periodo che ci interessa analizzare e abbiamo la possibilità di vedere chi sta cercando, da che nazionalità e perfino da quale aeroporto di partenza. I nostri RMS sono strumenti che elaborano dati molto complessi, valutano gli andamenti della struttura, la reputazione, come dicevo prima, il mercato, i competitor e fanno previsioni sullo sviluppo delle nostre prenotazioni. Ci permettono, come avete visto, di fare quelle che sono delle analisi molto avanzate.
ma l'obiettivo è sempre quello di dare all'albergatore uno strumento intuitivo e facile da utilizzare. Come vedete, i suggerimenti di prezzi li vediamo per singolo giorno, per singola tipologia di camera. Il format intuitivo vi permetterà di avere sempre sotto controllo la situazione complessiva, con l'obiettivo di migliorare le vostre performance e soprattutto di risparmiare tempo in quelle che sono delle attività di analisi veramente complesse e approfondite. Michele, ti faccio una domanda provocatoria da $1 milioni. Pronto. Ma quindi un revenue management system può sostituire un revenue manager? Secondo noi no, nel senso che naturalmente i nostri revenue management system fanno delle analisi, si basano proprio su sui dati che dicevo prima, che sono molto, molto ampi e molto complessi da fare manualmente, ma l'ultimo tocco nella pratica vogliamo sempre che sia umano, proprio perché c'è anche una conoscenza di quelle che sono la struttura a 360 gradi, le attività di marketing che stiamo facendo in parte alle nostre politiche tariffarie, e quindi sicuramente l'ultima mano, per quello che ci riguarda, è una mano, diciamo, umana. E in questo contesto, naturalmente, l'obiettivo è semplificare l'attività anche di un revenue manager, perché è un revenue manager che si trova tutti i giorni a dover analizzare tutti questi dati, a monitorare il mercato, a vedere come stanno andando tutte queste informazioni, com'era lo storico l'anno scorso, diventa abbastanza complesso e soprattutto richiede molto tempo. In questo contesto, tra l'altro, certe volte ci sono delle esportazioni su file Excel che non hanno i dati precisi. Invece, con l'interfaccia tramite il PMS, noi diamo la situazione completa delle liste, diciamo, che semplificano quelle che sono le valutazioni che poi competono al revenue manager, insomma alla mano umana, come dicevamo prima, rispetto alla tariffa. Io, se non ci sono altre domande, Roberta, credo di aver abbastanza detto tutto. Sì, sei stato super, super dettagliato. Salviamo quindi revenue manager, assolutamente. Grazie. Sono figure sempre più fondamentali nella gestione poi del corretto posizionamento tariffario degli hotel. E, vogliamo magari ricordare quelli che sono i software del gruppo Zucchetti per quello che abbiamo visto assieme oggi. Ricordo che appunto fanno parte del gruppo Zucchetti 3 CRS, Simple Booking, Booking Expert e Vertical Booking, due software di Revenue Management System, Rateboard e Libra, e poi la nostra Factory per le attività e la gestione delle campagne di digital marketing QNT. Grazie a tutti e al prossimo webinar.